Dopo aver studiato i movimenti degli anziani, telefonavano fingendosi nipoti e annunciando l'arrivo di un corriere con un pacco da pagare e ritirare. Con questo metodo, un'anziana di Castel del Monte è stata truffata. La donna, non avendo in tasca la cifra richiesta per il pacco del nipote, ha consegnato ai malviventi 4 anelli, una catenina, un paio di orecchini d'oro e la tessera del bancomat. Ma i carabinieri di Castel del Monte sono riusciti ad arrestare i truffatori perché traditi da 2 precedenti tentativi di truffa, operati qualche minuto prima nello stesso paese. Nei 2 casi precedenti altrettante anziane non erano cadute nella trappola del pacco da ritirare e avevano avvertito i carabinieri. La pattuglia, arrivata in paese, ha incrociato la donna truffata che chiedeva aiuto in strada. Scattata la caccia all'uomo, i carabinieri hanno intercettato l'automobile dei truffatori. Recuperato il bottino lanciato dall'auto, i carabinieri hanno restituito il maltolto all'anziana vittima. Un reato disprezzabile, quello della truffa agli anziani, ha detto il comandante provinciale Nazareno Sant'Antonio, che raccomanda la massima prudenza nei confronti degli estranei. È molto importante segnalare qualsiasi persona sospetta, si noti in paese, al 112. Noi abbiamo la possibilità di inviare le pattuglie sin nei paesi più remoti e controllare presunti truffatori e i loro complici.